Dopo un anno di celebrazioni, continuano le novità in casa Porsche, che ha approfittato del salone dell'auto per il lancio europeo della 911 Targa e del nuovissimo SUV compatto Macan. È la prima volta che facciamo vedere la Macan in Europa ad un salone e abbiamo la gamma completa in tutte e tre le versioni, quindi Turbo, Macan e Macan S-Diesel. S-Diesel ovviamente è un prodotto, una derivazione molto interessante per il mercato europeo e per il mercato italiano in particolare, dove siamo presenti con una versione leggermente depotenziata a 250 cavalli, che è un numero importante per il nostro mercato.